Un anno fa vendevo tutta la mia attrezzatura Fujifilm per passare a Sony, con Sony A7 IV e diverse ottiche. È stato un cambio importantissimo, da tanti punti di vista, anche e soprattutto per il lato economico. Come mi trovo con la blasonatissima Sony dopo un anno di utilizzo super intenso? Beh, mettetevi comodi perché dopo la sigla vi racconto tutto. Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Io sono Mattia, sono un fotografo di ritratto, ma faccio anche molto altro. E ogni settimana vi racconto qualcosa di questo fantastico mondo senza filtri, un po' come viene. Oggi parliamo di attrezzatura e del mio personalissimo percorso, del mio cambio di direzione che mi ha portato a vendere tutta la mia attrezzatura Fuji, con due corpi macchina e un parco ottiche abbastanza variegato, per abbracciare il mondo del full frame con Sony. Non voglio parlare delle motivazioni che mi hanno spinto a fare questo passaggio, perché per quello ho già fatto un intero video. Oggi voglio analizzare in maniera oggettiva, per quanto possibile, e distaccata questi due brand, le loro caratteristiche e come io, Mattia, mi sono trovato a fotografare prima con Fuji e adesso con Sony. Partiamo da una cosa a cui tengo un sacco, il design, che è la prima cosa con cui veniamo in contatto quando ci approcciamo a una nuova fotocamera, quando la prendiamo in mano. A livello di costruzione, entrambi i brand producono fotocamere di fascia molto alta, costruite molto bene e con materiali ottimi. Ho utilizzato entrambi i brand per diverso tempo, scattando tantissime fotografie in mille contesti differenti, non sempre comodi. Ho scattato col vento, col freddo, con la sabbia, con alte temperature. Insomma, ho messo alla prova sia Fuji che Sony, e nessuno dei due brand ha mai avuto problemi. Tutto è costruito per durare. Alcuni possono preferire le fotocamere Fujifilm per il loro design molto vintage, che è caratteristico del brand. Altri invece preferiscono le fotocamere di Sony, più pulite, più lineari, più digitali. Io apprezzo tantissimo l'estetica che Fuji porta con sé da anni, ma allo stesso tempo non amo utilizzare le tipiche torrette della serie X-T. E se mi conoscete sapete che io ho scattato per anni con queste fotocamere, come la X-T2 e la X-T4. E dopo anni non riuscivo più ad utilizzare queste torrette perché le trovavo davvero troppo lente per il mio modo di lavorare. Fotocamere come la XH2 o la XH2S sono decisamente più moderne da questo punto di vista e le trovo decisamente più vicine al mio modo di fotografare. Proprio per questo mi trovo da Dio con la Sony A7 IV, perché è una fotocamera che ha tanti pulsanti e tante ghiere, tutti comodi a portata di dito e tutti personalizzabili al punto giusto. Sembrerà scontato, ma una volta che ci siamo cuciti addosso la nostra fotocamera, non sentiamo più la necessità di entrare nei menu, di navigarli e di cercare quella funzione che ci serve. Questo, nel tempo, permette di risparmiare tantissimo tempo sul campo ogni volta che dobbiamo fare foto e video. A livello di costruzione ci sono delle piccole differenze che apprezzo particolarmente per quanto riguarda la Sony. Il joystick è decisamente più grande rispetto a quello che trovavo sulle mie Fuji ed è decisamente più comodo, c'è poco da fare. Scivola molto meno ed è proprio a portata di pollice. Ma la feature più interessante che ho trovato in Sony è sicuramente la ghiera posteriore, quella dedicata agli ISO, che è sia una ghiera personalizzabile, sia quattro tasti programmabili del D-pad come troviamo su quasi tutte le Fujifilm. Ecco, questa ghiera cambia tutto perché permette di avere sempre a portata di pollice in maniera super veloce e intuitiva gli ISO. Possiamo girare verso destra e alzarli, girare al contrario e diminuirli e andando tutto a sinistra attiviamo gli ISO automatici. Funzione comodissima e senza dover entrare nel menu. È davvero una scemenza, ma questa cosa cambia il modo in cui ci approcciamo alla fotocamera. E in tanti contesti diversi, oggi non riuscirei a fare a meno di questa piccolissima ghiera perché è estremamente funzionale e molto veloce. Per quanto riguarda la mia esperienza, devo ammettere che Fujifilm forse pecca un pochino lato personalizzazione. Intendiamoci, quasi tutti i pulsanti e le ghiere che troviamo sulle fotocamere di Fuji sono personalizzabili. Ma in questo caso, ogni tanto, c'è qualche limite e qualche pulsante che non può essere mappato proprio come vogliamo. Oppure solo con alcune funzioni. Questa cosa su Sony non capita spesso e ho sempre avuto la possibilità di personalizzare la macchina esattamente come volevo io, mettendo quella precisa funzione proprio su quella ghiera o su quel pulsante. Ci vuole un po', ovviamente, perché dobbiamo studiare la fotocamera, studiare il menu e tutte le impostazioni. Ma una volta che abbiamo sistemato a dovere tutto e che ci siamo cuciti addosso al corpo macchina, non entreremo praticamente più nei menu. Ed è una cosa comodissima.
Un'altra caratteristica per cui mi sento di premiare Sony è il grip, che è decisamente più profondo e molto più avvolgente rispetto a quello che avevo sulla XT2 o sulla XT4, che avevano un grip tendenzialmente molto più scarno e più risicato, che mi costringeva sempre ad acquistare dei grip esterni di Small Rig per avere un'impugnatura un po' più comoda. Quindi, essenzialmente, lato design, mi sento di decretare un pareggio, perché entrambi i brand hanno dei vantaggi e degli svantaggi, e scegliere l'uno piuttosto che l'altro non dipende da cosa sia migliore, ma dalle preferenze personali e dal modo in cui siamo abituati ad utilizzare la fotocamera e se preferiamo un'estetica un pochino più vintage o più digitale. Ma parliamo di quello che sta dentro le nostre fotocamere, del cuore pulsante, dei sensori. Le fotocamere Fujifilm, almeno quello che ho utilizzato io, sono dotate di sensori APS-C, quindi sensori un pochino più piccoli e con un crop importante di 1,5x. Le Sony, nel mio caso Sony A7 IV, hanno invece un sensore full frame, quindi un sensore decisamente più grande. E questo non va a migliorare o a peggiorare la situazione di base in toto, dipende dai casi. Per me il sensore full frame è stato una svolta. Per anni ho scattato e lavorato con fotocamere Fujifilm e quindi con sensori APS-C, senza particolari problemi, facendo ritratti, street, foto di paesaggio, eventi, cerimonie, insomma un sacco di cose. Ma sapevo che un sensore più grande mi avrebbe agevolato in queste cose, soprattutto per la resistenza agli alti ISO, che è migliore con sensori più grandi. E ragazzi, c'è poco da fare. Sensori più grandi performano meglio rispetto a sensori più piccoli, ad alti ISO. E la differenza, in termini di foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione, è molto a favore di Sony. Il sensore più grande, il full frame, ha anche qualche vantaggio lato gamma dinamica, dove semplicemente riesce a recuperare un pochino meglio sia le alte luci che le ombre. Questa cosa l'ho notata scattando, ma non è esagerata, mi aspettavo di più. E questo evidenzia l'ottimo lavoro che Fujifilm da anni sta facendo con i suoi sensori, che riescono a garantire ottime immagini e una gamma dinamica degna di nota, a patto che ci sia tanta luce. Quando c'è poca luce, il divario aumenta. Parlando del succo, delle fotografie, non possiamo parlare male né di un brand né dell'altro, perché le fotografie sono veramente stupende, sia con Fujifilm che con Sony. La cosa che cambia, e cambia di tanto, sono i colori, la color science. Da questo punto di vista vince Fujifilm a mani basse, che ha semplicemente dei colori più belli, più naturali e più armoniosi. Sony ha fatto una grande evoluzione nel corso del tempo e il sensore della 7.4 è un ottimo sensore che restituisce dei colori molto piacevoli e questa cosa non era scontata sui modelli precedenti. Fuji, però, ha sempre fatto questo e ha sempre puntato tantissimo sulla sua scienza colore, con dei colori molto piacevoli e anche molto particolari. In questo caso entrano ovviamente in gioco tutte le simulazioni pellicola di Fuji, che sono tantissime e che ci permettono di ottenere dei look molto particolari, molto caratteristici e molto interessanti senza fatica. È un punto che non possiamo non considerare se parliamo di Fuji e dei suoi colori, perché sì, possiamo scegliere di non utilizzare queste simulazioni colore, ma possiamo anche basare il nostro editing, i nostri look e le nostre foto proprio a partire da queste simulazioni colore. E questo in casa Fuji fa la differenza. Se volete dei JPEG di qualità, già in macchina senza editing, Fuji è la camera che fa per voi. Io trovavo i JPEG di Fuji molto interessanti, anche se nella maggior parte delle situazioni scattavo comunque in RAW, perché amo riguardare le mie foto al computer e perché cerco sempre di spremere al massimo i miei file per tirar fuori tutto quello che voglio. E da questo punto di vista, parlando del colore, devo ammettere che Fuji mi manca tanto, e mi mancano tanto anche le simulazioni pellicola. Sul lavoro, dove comunque devo rispettare certi criteri, certi canoni, le sfruttavo abbastanza poco e mi tenevo sempre sulle tinte delle simulazioni abbastanza neutre. Ma per progetti personali o per delle uscite molto leggere, mi piaceva sperimentare con simulazioni pellicola un pochino più particolari, con dei look molto retro o molto incisivi. E questa è una caratteristica che solamente Fujifilm ha. Ecco, tutto questo mi manca tanto. Quindi, parlando di sensori, di gamma dinamica, resistenza agli alti ISO e colori, siamo di nuovo in pareggio per quanto mi riguarda. Ci sono pro e contro per ciascun brand. E la scelta dipende, come prima, dalle nostre esigenze e dalle nostre preferenze, che cambiano da persona a persona. Arriviamo ad un capitolo cruciale per me, l'autofocus.
ormai lo avete capito. I miei generi preferiti sono il ritratto e la street photography. Ma faccio anche molto altro. E soprattutto per lavoro mi occupo di cerimonie, eventi, ritratti, still life. In tutte queste situazioni, tranne lo still life, un autofocus veloce, affidabile e preciso è fondamentale, perché mi dà un problema in meno a cui pensare. C'è poco da dire. Fujifilm sta lavorando tantissimo e sta lavorando bene da questo punto di vista. E le sue fotocamere di ultima generazione, come la X-T5 e la XS20 che ho avuto modo di provare, hanno un autofocus decisamente più prestante e più intelligente rispetto a tutte le generazioni precedenti, senza assolutamente problemi. In tanti contesti, un autofocus di questo tipo sarebbe più che sufficiente. Basti pensare al ritratto, dove a meno di non fare set pazzeschi, super dinamici, un autofocus come quello della X-T5 è più che sufficiente per fare qualunque cosa. Ecco, a me questo non bastava, perché ho tante situazioni, soprattutto sul lavoro, dove mi trovo a fare reportage molto dinamico in situazioni caotiche e che non posso prevedere. Matrimoni, battesimi, feste, sono tutte situazioni in cui l'ambiente intorno a noi è un delirio e cambia super rapidamente. E possiamo avere tanti potenziali soggetti, diversi, con esposizioni differenti e luci spesso poco accomodanti. Ecco, un autofocus sul pezzo ci permette di portare a casa sempre le fotografie migliori che riusciremo a fotografare in quel contesto. Non mi nascondo che questo è stato uno dei motivi principali che mi ha fatto lasciare Fuji per passare a Sony. La 7-4 è una fotocamera strepitosa da questo punto di vista e nonostante non abbia funzioni particolari o intelligenza artificiale, presenta comunque un autofocus di livello altissimo, preciso, veloce, puntuale, in una parola, affidabile. E questo per me è una delle cose più importanti da una fotocamera di questo tipo. Il riconoscimento dei visi e degli occhi funziona davvero molto molto bene e non ho mai provato fotocamere che avessero un tracking migliore della mia 7-4. E questo è tutto dire. In tante situazioni riconosco che prestazioni di questo tipo siano esagerate e che non servono a tutti. E di conseguenza non tutti devono spendere cifre per avere l'ultimo modello o l'autofocus più prestante di sempre, perché semplicemente prestazioni così non servono a tutti. Se fai ritratti posati, se fai paesaggistica, still life, se scatti street in iperfocale, un autofocus così prestante è inutile. Io sentivo il bisogno di un upgrade per quanto riguarda l'autofocus, soprattutto per tutti i lavori che faccio, sia in foto che in video e soprattutto in scarsa luce. E quindi ho preso il meglio che le mie tasche potevano garantirmi, Sony 7-4. E il lato autofocus Sony vince, senza pensarci. Le fotocamere di ultima generazione però non sono solo fotocamere e fanno anche tanti video, bei video. Io faccio tanti video, qui su YouTube, per i miei social e anche per il lavoro. E quindi questo aspetto è importante per me. Qui non c'è tanto da dire. Sia Fuji che Sony realizzano video di altissima qualità per essere delle fotocamere e hanno specifiche fuori di testa, che fino a qualche anno fa erano impensabili su fotocamere che costassero così poco. Tra gli ultimi modelli, sia di Fuji che di Sony, troviamo fotocamere che girano in 4K fino a 50 frame, ma spesso arriviamo anche al 6 o all'8K. Abbiamo ovviamente dei file estremamente lavorabili, girati sempre in macchina, in 10 bit, in 422, quindi tantissima profondità colore e tanta maleabilità in fase di editing. Ciascun brand ha poi il suo profilo log, quindi un profilo molto piatto che deve essere colorato per essere appetibile e fruibile. Io, se devo scegliere, preferisco lavorare con l'S-Log 3 di Sony, perché mi dà dei colori molto piacevoli con poco lavoro, rispetto all'F-Log di Fuji che trovavo un pochino più complicato da gestire per ottenere dei colori che mi piacessero particolarmente. Sta di fatto che parliamo di due file molto lavorabili e che si possono fare grandissimi video sia con Fuji che con Sony. Da fotocamera a fotocamera, ovviamente, possono esserci delle differenze. Magari ad altissimi FPS, nella gestione del timelapse, ma davvero queste differenze sono minime. E credetemi, qualunque fotocamera recente di praticamente qualunque brand, oggi, nel 2024, realizza video da paura. E tutte le fotocamere hanno tutto quello di cui possiamo avere bisogno. E anche in questo caso, lato video, c'è parità tra Fuji e Sony. Quando si sceglie un marchio, un brand, non stiamo scegliendo solamente la fotocamera, il corpo macchina che utilizzeremo, ma anche tutti gli obiettivi che poi andremo a comprare e a montare davanti alla nostra camera. E proprio per questo la scelta del brand è fondamentale. Fujifilm negli ultimi anni è cresciuta da morire da questo punto di vista,
sta lavorando tantissimo portando nuovi fissi luminosi e di alta qualità, indirizzati principalmente ai professionisti. Quindi obiettivi tendenzialmente molto costosi, ma di qualità altissima. Allo stesso tempo troviamo tanti altri brand che stanno producendo lenti più economiche, ma comunque di qualità ottima, che possono permettere a tante persone di avvicinarsi a Fuji. Basta pensare a Viltrox, con i suoi obiettivi come il 23 e il 56-1.4, che avevo e che utilizzavo sulla X-T4, sia con la sua linea F1.2, la sua linea Pro, di cui abbiamo già parlato sul canale. Sony sta portando avanti questo tipo di lavoro da anni, ed è stato forse il primo brand in assoluto a credere veramente nell'apertura alle ottiche di terze parti. E questo ha portato Sony, nel corso degli anni, ad avere il parco ottiche più variegato e sconfinato del mercato. Se cercate un grandangolo, un obiettivo fisso luminoso o un teleobiettivo particolare, su Sony probabilmente avrete quell'obiettivo. Che sia di terze parti, un pochino più economico, che sia un obiettivo marchiato Sony, di qualità più alta o addirittura un G Master. Sembrerà scontato, ma avere così tanta scelta, così tanta competizione, è un grandissimo vantaggio per noi consumatori, perché ci permette di avere tanti obiettivi di qualità diversa, di qualità molto molto alta o più bassa a prezzi diversi, per tutti. Quindi qualunque obiettivo tu stia cercando, per diverse fasce di mercato, puoi trovare quello che fa per te. E questo non è scontato. Da questo punto di vista, confrontare Sony con Fujifilm è davvero complicato. Ma è obiettivo che Sony abbia un parco ottiche molto più sviluppato, più maturo e con tanta scelta in più. Quindi questo punto va a Sony. Siamo quasi in fondo, ragazzi, e tocca parlare anche dei prezzi, del vil denaro. Parlare dei prezzi è sempre complicato, perché oscillano un sacco nel tempo, anche in base alle varie offerte. In linea di massima, le fotocamere Fujifilm costano qualcosina meno rispetto a Sony, se escludiamo la Miraglia, la XH2S. E anche le ultime uscite di Fuji, come XT5 e XH2, costano abbastanza meno rispetto alle stesse fasce di mercato di Sony Full Frame, come A7IV e A7C2. Non possiamo però limitarci al costo dei soli corpi, perché, come abbiamo detto, la fotografia è fatta anche di obiettivi. Qui si apre un mondo. Se volessimo il top di gamma per entrambi i brand, quindi le lenti Pro di Fujifilm, le nuove 1.4 e i G Master di Sony, Sony costerebbe molto di più. Del resto parliamo di lenti per fotocamere full frame, quindi lenti più grandi con molto più vetro e sicuramente più complicate da progettare e da gestire. Il discorso cambia se parliamo di obiettivi un po' più semplici. Gli obiettivi fissi diffusissimi per Fujifilm, i classici F2, molto piccoli e super apprezzati, costano abbastanza per essere delle lenti fisse F2 per APS-C. E spesso, con una spesa simile, possiamo portarci a casa dei fissi 1.8 per full frame per Sony. In generale, mi sento di dire che Fujifilm può essere un'alternativa un pochino più economica rispetto a Sony, con fotocamere più leggere, obiettivi spesso più piccoli e comunque tanta qualità ad offrire, ad un prezzo leggermente inferiore e con qualche limitazione lato sensore, come abbiamo visto. Per contro, Sony costa di più, come tutti i brand che producono full frame, ma dalla sua ha tanta tecnologia e un autofocus che ad oggi ancora pochi rivali sul mercato. E per questo può essere un'alternativa per alcuni. Ma quindi, in definitiva, dopo tutto sto pippone, come mi sono trovato con Sony dopo un anno? Mi manca Fujifilm? Se siete arrivati fin qua, probabilmente lo avete capito. Da quando ho iniziato a scattare con una fotocamera full frame, mi sono innamorato della pasta e della resa che un sensore così grande riesce a restituire, soprattutto nella ritrattistica, che è il genere che io preferisco in assoluto. Perché sì, possiamo avere la stessa quantità di sfocato se utilizziamo lenti molto aperte anche su APS-C, ma la resa, la tridimensionalità che riesce a tirar fuori un 35 mm su full frame, quindi la lente che mi sta riprendendo, è completamente diversa rispetto a un 23 mm su APS-C. Oltre a questo, ci tengo a dire che non posso più fare a meno dell'autofocus di Sony. Sembra superficiale e un po' scontato, ma un autofocus di questo tipo leva le castagne dal fuoco e mi permette di non pensare alla messa a fuoco, perché sono praticamente certo che il mio scatto sarà quasi sempre a fuoco. E questo fa tutta la differenza del mondo, perché mi permette di concentrarmi sul resto, sulla luce, sulla gestione dei miei soggetti e della scena a tutto tondo. Di Fujifilm mi manca tantissimo l'estetica e quel senso, quella voglia di scattare che mi metteva la X-T4 ogni volta che la prendevo in mano. Ricordo bene quando avevo una giornata no
e magari volevo uscire a fotografare senza sbatti, senza pensieri e magari senza editare le foto. Quindi prendevo la X-T4, un fisso, spesso il 23, e scattavo direttamente in JPEG con le simulazioni in macchina. Era il mio modo semplice e spensierato per prendere, staccare la spina da tutto e uscire a scattare e magari portare a casa qualcosa che comunque mi piacesse e rispecchiasse il mio stile. Mi mancano tanto anche i colori di Fuji e le varie simulazioni pellicola. Uno strumento semplice, potentissimo e che nessun altro brand può vantare ed è una cosa che mi manca particolarmente. Di Fuji mi mancano tanto anche i menu. Sarà che ho scattato per più di 5 anni con queste fotocamere, ma i menu di Fuji ormai li conoscevo davvero bene e li trovavo super intuitivi. I menu di Sony, nonostante siano mesi che li utilizzo quotidianamente, continuo a detestarli e perdo tantissimo tempo ogni volta che devo navigare nei vari menu. Quindi, ricapitolando, che siate un fotografo o un videomaker o qualunque genere facciate, cadrete in piedi se sceglierete di acquistare una fotocamera Fuji o Sony. Entrambi questi brand hanno pro e contro, ovviamente, e ognuno ha le sue caratteristiche distintive, spesso molto marcate. Se amate scattare in manuale, se vi piace avere il diaframma sulle ottiche, sull'obiettivo, e se i colori sono una componente fondamentale, se non vi piace editare, amate l'idea di vedere una foto e averla già pronta in macchina, Fuji fa assolutamente per voi. Sono fotocamere particolari, che mettono tanta voglia di uscire a scattare. Hanno proprio una loro anima, molto vintage, e questo le rende super riconoscibili. Se non l'avete mai provate, prendete una fotocamera Fuji e provate a farci un pomeriggio di scatti. Ve la ricorderete. Al contrario, se amate la tecnologia e vogliete una fotocamera più sobria, più lineare, ma forse un po' più fredda, molto incisiva, con un autofocus che spacca il capello, Sony è la scelta che fa per voi. È un brand strutturato e con le spalle gigantesche, in grado di offrire tantissima qualità, tantissime scelte di mercato, insomma, una certa dose di sicurezza. Al di là di tutto, ricordatevi che l'accessorio più importante, qualunque sia la fotocamera che utilizzerete, è uno solo, il fotografo. Non tutti hanno bisogno della fotocamera più prestante che esista per fare fotografie, e tante persone possono divertirsi con fotocamere molto datate e molto limitate, perché hanno una resa particolare, una pasta che le caratterizza, e alcune persone cercano proprio quello. Non rincorrete sempre l'ultimo modello solamente perché è l'ultimo, perché l'attrezzatura fa la differenza e ci sono tanti contesti in cui è essenziale avere attrezzatura di livello, ma questo vale soprattutto per i professionisti. Scegliete la fotocamera in base al feeling che vi trasmette, a quali colori vi piacciono di più e a come ve la siete trovata quando l'avete presa in mano. Se ne avete la possibilità, provate tutto, provate queste fotocamere e poi guardate il vostro portafoglio, perché purtroppo, tutti me compreso, dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo nel portafoglio prima di acquistare qualcosa di nuovo. E se siete arrivati fino in fondo a questo video, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Mi raccomando, giù in descrizione trovate il canale Telegram per rimanere sempre aggiornati e per dialogare un po' anche con me. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine e noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video.